Leggendo questo volume e anche ascoltando le cose che ci hai raccontato, in realtà la domanda che viene fuori, proprio pensando a questi esempi di fotografia che passano attraverso la stratificazione di molte, molte, molte linguaggi, è quanto in realtà la fotografia stessa sia un medium trasmediale. Storicamente la fotografia è la base di tutti i media tecnologici, cioè la storia della riproducibilità tecnica nasce dalla possibilità di produrre un'immagine, una singola immagine attraverso la luce. Nel momento in cui le immagini diventano due, comincia la storia dell'immagine in movimento. Un'immagine è un oggetto chiuso, due immagini sono una storia. La fotografia si trova presa in questo strano interstizio, che, se vuoi, che è quello dell'immagine singola, che storicamente è la storia della pittura e delle belle arti, cioè delle arti e della serie. Da questo punto di vista ci sono stati fotografi che hanno tentato di, come dire, di scardinare questa equivalenza. Ad esempio, uno dei grandi autori della fotografia cosiddetta postmoderna, Gregory Crewdson, ha coniato il termine di single frame movies, cioè di film chiusi in una sola immagine che contiene una serie di elementi da decrittare che chiaramente storicamente era una cosa che già esisteva, era il tableau vivant. Al tempo stesso ci sono altri fotografi che hanno imparato dal cinema e cominciato a usare il mezzo fotografico all'interno di serie narrative. Huggie Smith, per esempio, costruiva delle storie. Che non erano dei reportage, erano delle storie, delle vere e proprie storie, con dei personaggi semi-inventati. Quindi, diciamo così, da questo punto di vista, anche se torno, diciamo, a più riprese su immagini che hanno una valenza narrativa, non mi interessa tanto codificare delle forme di racconto tipiche della fotografia, proprio perché parto dal principio, dal presupposto, ancora una volta teorico, che la fotografia ha sempre raccontato delle storie, anche quando ha cosiddette, tra virgolette, documentato la realtà. In realtà ha raccontato una storia e attraverso quella storia ha proposto un'ipotesi, un'idea di documento e quindi un'idea di realtà. Un documento visivo dell'inizio del Novecento, della fine dell'Ottocento, come per esempio questa immagine di Agé. Ci racconta, sì, qualcosa di concreto sulla Parigi della fine dell'Ottocento, ma ci racconta molto di più sullo sguardo di quegli anni, su che cos'era la fotografia all'epoca, sul tipo di trasformazioni che ha indotto rispetto alle immagini che c'erano prima e che ha sviluppato nelle immagini che sono arrivate dopo. Mi dice molto, la realtà di questa immagine è più una realtà, diciamo così, di storia della fotografia e di racconto della storia della fotografia. Che è quello che questa immagine mi può dire, diciamo, sulla realtà fisica qui presente. Una strada, dei mattoni, delle persone morte. Insomma, su questo Roland Barthes veramente ha già detto tutto.